La pressione sanitaria vale a dire la situazione degli ospedali in base al numero dei posti letto occupati. È il nuovo parametro che in questa fase dell'epidemia diventa il criterio essenziale dei passaggi di colore delle singole regioni. Dopo giorni di confronto si scioglie il nodo, si passa dalla zona bianca a quella gialla se l'occupazione delle terapie intensive supera la soglia del 10%. Si fissa invece al 15% la soglia massima di occupazione nei reparti ordinari. L'aumento graduale dei ricoveri segnerà poi gli eventuali successivi passaggi nelle fasce di rischio maggiori. Si entra in zona arancione con il superamento del limite massimo fissato rispettivamente al 20 e al 30% per le rianimazioni e i reparti ordinari. Per la fascia rossa infine il parametro sale al 30% nelle terapie intensive e al 40% nei reparti Covid. Al momento, nonostante l'aumento dei contagi, lo scudo dei vaccini sta frenando quello dei ricoveri. Questo nuovo indicatore si affianca al criterio dell'incidenza settimanale dei nuovi casi, al momento fissato a 50 ogni 100.000 abitanti e già superato in regioni come Veneto, Lazio, Sardegna e Sicilia. E sono ancora in aumento i nuovi casi, il tasso di positività sale al 2,3%.